Buongiorno a tutti cari amici di Barba Bianco Rossa e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, domani video di presentazione breve della partita Bari-Ascoli di domani alle 14 tra le mura amiche del San Nicola. Partita, è inutile dire, di altra fondamentale importanza per dare anche continuità a quella che è stata la vittoria di Brescia della settimana scorsa e che ha portato i 3 punti e il Bari al 10° posto, con la possibilità di una vittoria domani, di rientrare nel lotto delle squadre che puntano ai playoff, che sono poi 8, quindi è tutto quanto collegato, e quindi con la possibilità di risalire ancora in classifica. Tra un'oretta parlerà il mister Pasquale Marino nella consueta conferenza stampa di presentazione, dove ci potrà dare indicazioni un po' più veritiere riguardo allo schieramento tattico da attuare domani, gli indisponibili, coloro che partiranno dall'inizio, coloro che potrebbero subentrare con difficoltà poi di formazione inevitabilmente dovute a la squalifica rimediata dal capitano Valerio Di Cesare per quella trattenuta che ha poi concesso il calcio di rigore al Brescia del weekend passato, e con la possibilità anche che non ci sia Vicari, dove accusa il giocatore un piccolo problemino. Quindi ci potrebbe essere un'inedita coppia di centrali difensivi composta da Zuzek e Matino. Staremo a vedere quello che ci dirà il mister siciliano. Però per quanto riguarda poi la squadra in toto, quindi dal centrocampo poi passando per l'attacco, credo che non ci si discosterà molto dagli uomini che hanno partecipato attivamente alla trasferta di Brescia. Sì, ci potrà essere probabilmente qualche cambiamento sulla fascia destra con l'inserimento di Puccino, magari se si dovesse giocare a 3 in difesa con appunto Puccino nel ruolo di centrale, il braccetto destro, e chiaramente Dorval con maggiore possibilità di spinta sempre sulla fascia destra. Sulla fascia sinistra credo ci sarà l'impiego di Ricci, il giocatore quando è subentrato ha dato un ottimo contributo, tant'è vero che dal suo piede è partito l'assist per quella spizzata di testa di Vicari che ha portato la vittoria al Bari contro il Brescia. Centrocampo credo sia Acampora che Kutsupias. Ci sarà con molta probabilità il ritorno, probabilmente, però solo tra i convocati e tra i disponibili di Maita, quindi questo è già un buon segnale, qualcuno sta recuperando, però c'è sempre il Benali della situazione che potrebbe entrare a partita in corso ed essere impiegato da Marino. Così come anche l'attacco che vedrà Dio e Nasti sicuramente pronti a dare battaglia agli avversari e difensori marchigiani, con comunque Dio che sta salendo di condizione, l'abbiamo visto, quella progressione, quello strappo che ha avuto in occasione del gol del pareggio, e Nasti che speriamo si possa sciogliere, ecco, come dice il mister, no? Quando bisogna sciogliersi mentalmente, quando i giocatori hanno capito nel primo tempo di Brescia che bisogna scrollarsi di dosso quelle che sono le incertezze, le paure derivanti anche da quello che è accaduto l'anno scorso, che purtroppo i giocatori del Bari si portano parecchi, cioè coloro che facevano parte della stagione passata, come un macigno, una palla al piede. Bisogna resettare il tutto e guardare con più positività e seguire poi gli insegnamenti di Marino per attuare al meglio questo calcio organizzato ed offensivo. Quindi speriamo che poi naturalmente anche chi dovesse subentrare, mi riferisco ai vari Moracchioli, Aramu che non è stato praticamente impiegato nella sfida contro il Brescia, e Giumà che ancora probabilmente deve entrare in condizione e capire
il calcio italiano, Hašik ovviamente un'altra delle armi al proprio arco, un'altra delle frecce al proprio arco per poter imbrigliare la difesa ascolana. Quindi diciamo che la cosa più importante è dare continuità ai risultati, come hanno detto bene sia il mister che alcuni giocatori alla fine della conferenza, delle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa post Brescia, perché solo così si crea quel zoccolo duro, anche quell'autostima e quella voglia comunque di stupire anche in questo campionato, ma bisogna risalire di molto la china, oltre che risalire di punti in classifica per poter avere qualche barlume, ecco, di non dico di speranza nel senso di quel senso là, ecco, della promozione diretta, perché non è proprio il caso di parlarne ad oggi, ma speriamo che ci sia il caso di parlarne, che ne so, tra 3-4 mesi, anche se l'inizio non è stato dei più. Di solito si dice chi inizia bene a metà dell'opera, il Bari aveva iniziato bene l'anno scorso, guardate dove è finito, a quasi 2 minuti dalla Serie A, quindi siccome non abbiamo iniziato bene questo campionato, insomma, entrare in quel certo tipo di discorsi mi riesce difficile, però un buon piazzamento playoff, ecco, quello sì, quello potrebbe essere un risultato raggiungibile, però se tutti quanti remano dalla stessa parte. Detto questo, breve video di presentazione della partita, ho detto che tra un'ora parlerà il mister, quindi sapremo di più riguardo a domani, che ovviamente vedrà il video a caldo della partita subito dopo il fischio finale. Vi esorto come sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like, ad attivare la campanella e buon dibattito nei commenti. Fatemi sapere il vostro pronostico ovviamente per domani e comunque io vi auguro buon venerdì a tutti quanti voi, sempre alle la barale. Vamos, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Ciao.